Allora, io sono molto amareggiato da quello che, ahimè, anche dei giornali hanno scritto riguardante un presunto accordo che ci sarebbe stato mesi fa. Io sono sempre stata una persona schietta, diretta, sincera e onesta. E non accetto queste fake news che escono. Ho le prove in questo telefono che la mia trattativa con la Pescara Calcio, quindi con il presidente Sebastiani, è iniziata 5 giorni fa. Io prima di 5 giorni fa non ho mai sentito nessuno, tantomeno il presidente, riguardo un approccio nei miei confronti. Non è mai esistito. I messaggi sono qui, ho le prove e la prossima volta che vedo. Posso capire un tifoso, la frustrazione di un tifoso, come frustrato ero io quando sono retrocesso, perché anch'io ero a livello dei tifosi dispiaciuto e frustrato, ma non posso accettare che organi di stampa mettano in giro delle cose false. E quindi alla prossima volta che vedo una cosa del genere scritta, agiremo per vie legali, perché non accetto questa cosa qui, non accetto nessun tipo di illazione verso la mia persona e verso la mia professionalità. Ho dato tutto fino all'ultimo giorno per il Perugia, come mi ha insegnato la vita, e chi mi ha vissuto, a partire dalla società, dai dirigenti del Perugia, dal presidente, sanno quello che ho dato. E lo sanno perfettamente e mi hanno anche ringraziato perché lo hanno visto sul campo. Quindi per me l'argomento è chiuso e non ne voglio più parlare. Se posso aggiungo una cosa, così la chiudiamo definitivamente. Tenete presente che il pomeriggio prima del raduno, se fosse possibile tra me e lui avere una discussione e litigare, abbiamo anche penso litigato. Sì, c'ho le prove. Per cui voglio dire, non, proprio, il fatto di avere accordi prima è veramente una cosa. Sì, ma voglio dire, è veramente una cosa fuori luogo. Per carità, si capisce. Che ci può essere, io l'ho detto prima ancora di giocare le due partite, che se qualcuno avesse immaginato un film, un thriller della finale di play-out tra noi e Massimo, veramente sarebbe stata una cosa inimmaginabile, però poi ci sono i professionisti e i professionisti ci stanno per quello, quindi oggi è a Pescara, ieri era a Perugia, domani magari sarà da un'altra parte, per cui. Si può pensare che perché abbiamo giocato una finale play-out noi non possiamo valutare un tecnico o un giocatore. Ci sono stati offerti anche tanti giocatori di quella squadra che ha giocato la finale con noi. Allora che fa? Se prendiamo dei giocatori loro perché o se avessero preso al contrario dei giocatori nostri. Purtroppo è un malcostume nostro il fatto di pensare sempre male, ma su questo aspetto. Io veramente stenderei un velo pietoso e chiuderei quell'argomento qui perché è veramente una cosa disgustosa. Credo che sia la ricetta del calcio, quella di fare i risultati, quella è la prima cosa. E Pescara la conosco, è la mia città, so che cosa vuole il tifoso pescarese. Il tifoso pescarese al primo posto mette il divertimento, vuole divertirsi. Quando va allo stadio si vuole divertire. Forse più che il risultato finale, per il tifoso pescarese conta più magari il divertimento allo stadio che il risultato finale, poi ovviamente devi ottenere quelli, ma io come ho sempre detto sono un grande sostenitore del fatto che hai maggiore opportunità di arrivare a dei risultati positivi tramite un buon calcio. E quindi se fai un buon calcio hai maggiori opportunità di vincere. Quindi per me alla base c'è quello, cercare, provare a dare una fisionomia a questa squadra che non vuol dire per forza di cose riproporre, anzi riproporre quello che è stato 4 anni fa, perché quella è una storia, questa è un'altra storia. Lì c'erano dei giocatori, qui ci saranno altri giocatori. E quindi in base a quello che ci sarà, l'allenatore deve essere bravo a mettere nelle migliori condizioni i propri giocatori per rendere al meglio. Non
sono uno che si fossilizza sui moduli, sono un allenatore che si fossilizza sulla qualità del gioco, provare a dare una qualità di gioco, ma questo non vuol dire, la qualità di gioco la puoi dare in mille modi, con moduli diversi o interpreti diversi. Stiamo parlando di giocatori funzionali a quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare in questo momento non lo so. Cioè, nel senso che in questo momento abbiamo pochi giocatori. In questo momento so che ci sono dei giocatori che sono molto importanti per questa squadra. Vedi Memushai, vedi Fiorillo, vedi Galano e qualcun altro che mi perdona se lo dimentico, ma magari sono quelli più esperti, quelli più bravi su cui la Pescara Calcio conta e io conto. E poi vedremo quelle che saranno le opportunità di mercato. Sarà un mercato difficile, più degli altri anni, immagino, per via delle vicissitudini che ci sono state extra calcio, quindi immagino che sarà un mercato estremamente difficile. Sono tante altre squadre che magari puntano giocatori che interessano anche a noi. E quindi a seconda di quelle che saranno le opportunità di mercato cercheremo di costruire una squadra adatta. Certamente se ho Galano in squadra non gli faccio fare il play difensivo, quindi se io ho Galano lo metterò nella posizione in cui può rendere di più e in base a chi arriverà di conseguenza lo metterò nelle posizioni in cui possono rendere meglio, in base a quello uscirà un modulo da fare.